Torna nelle Marche l'appuntamento con il 18° Festival del Folklore, incontro di cultura popolare organizzato dal 17 al 24 agosto dal gruppo maceratese Lipistacoppi. Anche per questa edizione il festival itinerante farà tappa il 20 agosto all'Arena Sferisterio di Macerata, un evento che conferma la voglia di valorizzare il proprio patrimonio culturale e di favorire lo scambio e l'incontro tra culture diverse, nel segno dell'accoglienza e della qualità artistica dei gruppi partecipanti. È uno dei 24 festival CHOF della sezione nazionale italiana, che è un ente internazionale che racchiude 250 festival in 72 paesi del mondo, che vengono certificati per la qualità, professionalità e capacità organizzativa che riescono a esprimere. Quali sono i gruppi ospiti di quest'anno? Quest'anno avremo la Nuova Zelanda, l'Ecuador, l'Ossetia del Nord e il Cile, oltre ovviamente alla partecipazione del gruppo rappresentante d'Italia che sono i Pistacoppi. Emerge anche in occasione di questa presentazione l'esigenza di tutelare il patrimonio culturale e folcloristico. Un percorso difficile, però ci state provando con più strade, anche con il consigliere regionale Sciapichetti. Quindi a che punto è questa proposta di legge? Ma la proposta nasce da un lavoro che è durato, cioè è stato strutturato in due fasi. La prima fase è stata quella di costituire l'Unione Folclorica Gruppi Regionali, che ha fatto aderire 22 associazioni regionali a questo progetto. La seconda fase del progetto è creare una proposta di legge per la tutela delle tradizioni popolari e per tutto il lavoro che viene svolto in maniera assolutamente gratuita e volontaristica dai componenti di tutte queste associazioni. Quindi a tutela del nostro immenso patrimonio culturale abbiamo deciso di fare questa proposta, che è stata positivamente accolta sia dal consigliere Sciapichetti che da altri consiglieri, e dovrebbe essere portata all'esame della commissione regionale entro la ripresa dopo la pausa estiva.